È uscito il numero 6 della mia moda facile e per chi non avesse dimestichezza con le riviste di carta modelli, lascio qui sopra il link verso il mio videocorso dove imparare a utilizzare le riviste e realizzare quindi tutti i capi proposti. E questa rivista è, a mio avviso, è passata attraverso diverse fasi quest'anno, a volte meglio, a volte peggio, e non so quale sia la motivazione. Allora, rispetto al numero 5 costa 1 euro in più, ma questo è un po' dovuto al periodo di generali aumenti. Ci sono 39 modelli invece di 49 e la carta in sé, rispetto alla rivista precedente, qualitativamente è meno bella e sembra più quella di un giornale. Vediamo insieme i modelli proposti. Come sempre qui c'è uno stesso modello che viene proposto in diverse tipologie, quindi qui abbiamo questo vestito che devo dire mi piace perché per l'autunno è molto carino, è versatile, e quindi abbiamo questa gonna lunga con lo spacco davanti che dà un tocco particolare da realizzare in jersey. E il taglio in vita qua viene proposto nel modello con la manica lunga, allacciato in vita con questa cinturina, la manica corta e più corto come lunghezza della gonna e poi le manichette svolazzanti senza il cinturino in vita. E le taglie vanno dalla 44 alla 48, qui in copertina dice che i margini sono già compresi all'interno del cartamodello, quindi non bisogna aggiungere. E lo scollo è a girocollo e andiamo avanti. Qui ci propone una maglia semplice che viene resa particolare da questo taglio qui centrale. E la maglia è tagliata qui sul davanti, realizzata anche questa in jersey, insomma ho un tessuto maglia nelle misure dalla 42 alla 46. Non c'è un nodo, ma semplicemente qui è tagliata la maglia e viene inserita in maniera incrociata e opposta rispetto alla parte alta e alla parte bassa. E non sembra di difficile esecuzione, il dietro è stondato. Può essere una maglia carina, simpatica, diversa diciamo dal solito. Carina questa blusa, mi piace molto soprattutto questa versione qui che ha queste pieghe morbide e leggermente oblique sul davanti, rendono questa camicetta che ha la manichetta un pochino scesa, il collo alto, sicuramente più particolare rispetto al solito. Le altre versioni proposte sono con la manica lunga e la cinturino che è più classica, questa manica bombata e il fiocchetto sulla manica. E la manica sempre bombata e il fiocchetto, ma con queste riprese, queste pants qui. E queste pieghe qui sul davanti. La camicetta comunque è sempre particolare e utile durante tutte le stagioni. Qui il collo è stondo, non è alto. Abbiamo poi questa gonna che è carina, veste bene, per l'autunno devo dire che è molto bella, che è a portafoglio rende questa gonna decisamente più dinamica. Ci sono i bottoni qui sul lato e può essere più o meno lunga a seconda appunto del modello che scegliamo. Mette in risalto la silhouette, si può portare sia con la camicia che con la maglia, con un maglioncino, nelle taglie delle 42 alla 46. Abbiamo qui poi un completo costituito da dei capi basic, quindi un pantalone, una maglia e una giacca. Realizzato tutto in lino, va dalla taglia dalla 48 alla 52 e sono dei capi veramente versatili che si possono poi abbinare in ogni occasione e realizzare appunto in diversi colori, diverse tipologie. Qui è realizzato utilizzando magari lo stesso tessuto, quindi si crea un completo sicuramente versatile. Abbiamo poi questa camicia, diciamo una camicia proposta con diverse tipologie di maniche e abbottonature sul davanti. Abbiamo la manica a 7 ottavi, come la manica lunga e la manica corta, i bottoni sul davanti piuttosto che solo la cucitura, o qui è profilata. Qua viene aggiunto questo foulard che a me sinceramente non piace, come coordinato per la camicia, la spalla è scesa. Ci abbinerei piuttosto un foulard in contrasto. Troviamo qua invece un altro modello particolare, una specie di anche questa di camicia che può essere realizzata o senza maniche,
oppure più corta con questa specie di gilet che è abbinato con il nodo sul davanti. Presenta dei bottoni qui sulla parte davanti e il collo alla coreana. Le taglie vanno dalla 44 alla 48, anche questo è un capo insolito. Abbiamo poi un pantalone classico, perfetto per ogni situazione. Qui è realizzato in diverse tipologie, più o meno lungo. Qui c'è la piega sul davanti, qua ha i bottoncini in fondo, è una specie di risvolto. Anche qua i bottoncini. Questo non capisco bene la differenza. Comunque, questo è un capo sicuramente molto versatile. Troviamo poi una tuta sportiva nelle taglie dalla 38 alla 48, è un capo moderno e la giacca si può abbinare anche a dei jeans. Questo capo può essere realizzato appunto con un incrocio di tessuti diversi. Bellino questo abitino, anche questo per l'autunno è sicuramente ideale, realizzato qui nella versione con la manica lunga piuttosto che la manica corta, il collo girocollo invece che il collo alto, e portato qui con una cinturina sottile che ne sottolinea la vita, carino da portare con gli stivali, con gli stivaletti come in questo caso, è molto versatile, va dalla taglia dalla 44 alla 48. Belli anche questi pantaloni, questi devo dire mi piacciono molto. Sono dei pantaloni con l'elastico in vita e dei dettagli come può essere qui lo spacchetto in fondo, qui il fiocco laterale, nelle taglie dalla 38 alla 48. Questo sicuramente è di facile realizzazione, il taglio è diritto, sono molto comodi e belli per ogni occasione, hanno la gamba larga e la cintura coordinata. Abbiamo poi una giacca gilet. Qui è realizzata appunto con la manica lunga, qui è senza manica, quindi più come gilet, e devo dire che queste immagini non mi entusiasmano, pertanto magari anche l'effetto è meno carino, ma se lo immaginiamo realizzato con un'altra tipologia di tessuto, devo dire che in questa stagione sicuramente potrebbe essere molto bello. E nella versione, nella taglia dalla small alla large, si incrocia qui sul davanti e ha un bottone che tiene fermo. Qui troviamo una giacca con dei dettagli particolari, e rompe anche questo gli schemi. Questa giacca sono tutte cose molto particolari, le maniche sono svasate con l'attaccatura bassa e la linguetta che chiude è asimmetrica, anche qui nella taglia small, media e large. Qui la troviamo più corta rispetto alla versione in alto. Infine troviamo questo modello elegante per una festa con questo incrocio particolare sul davanti, nelle taglie dalla 42 alla 46, senza manica, mentre qui ha la manica lunga e non presenta l'incrocio. Bello questo modello affusolato, stretto, mette in risalto la figura, la cucitura è dietro, si può fare eventualmente anche più corto, è come un tubino reso particolare appunto dall'incrocio. E qui abbiamo l'anteprima del prossimo numero che sarà in edicola dal 27 di ottobre. Spero che questo video ti sia stato utile, fammi sapere cosa ne pensi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!